Ciao a tutti fratelli marziali, io sono Marco Frastolla e vi do il mio benvenuto su Kenkashin TV. Bene ragazzi, in questo episodio parliamo delle testate e innanzitutto bisogna fare un paio di premesse. La prima è che è un colpo che generalmente sconsiglio perché chiaramente stando al terzo principio di Newton, ad ogni azione corrisponde una reazione uguale e contraria che si traduce nel se io colpisco, il danno non lo faccio solo all'avversario, ma lo stesso impatto io lo provo su di me, sia in un pugno e in una testata, capite bene che la cosa è più pericolosa. Inoltre, nella colluttazione è molto difficile magari essere precisi, quindi basta un minimo spostamento e al posto di colpire con una zona a noi favorevole, magari andiamo a colpire alla fine col sopracciglio, addirittura col naso, arrivando a crearci danni noi stessi, praticamente molto importanti. Un'altra cosa è quella di allenare le testate non su superfici, appunto, come sacchi e colpitori. Cercate di limitare al minimo questi allenamenti, magari soltanto per avere un'idea di com'è un impatto su qualcosa di più sostanzioso, per simulare un po' la reazione che potreste avere nel colpire un avversario in carne ed ossa. Però limitate al minimo, perché ogni colpo che noi diamo sono scossoni al cervello che sicuramente male non fanno. Forse non li sentirete oggi, domani, ma nel tempo, ragazzi, fidatevi che i danni ci sono. Quindi, detto ciò, parliamo appunto del lato tecnico, come va tirata una testata. Tendenzialmente, qual è la zona di impatto di una testata? Semplicissimo, immaginate di indossare una corona e il punto in cui si posa la corona è proprio la zona di impatto. Quindi questa qui. Cercate dunque di non colpire di sopra, di lato, da dietro, che è un po' più sconsigliato, ci sono zone molto più fragili. Mentre questa zona qui, che potete ricordare bene, come ho detto prima, dal fatto della corona, è facilmente, ci si può ricordare facilmente di questo fatto, è la zona ideale, più strutturalmente, appunto, ideale, giusta per colpire un avversario riportando il minor danno possibile. Ma nello specifico, se partite dal centro e vi allargate sui lati, qui, se premete, vi renderete conto che ci sono tipo due bozzi, e quei due bozzi, quell'abbozzo di corna quasi, sono zone in cui il cranio è davvero molto duro. Quindi l'ideale è colpire leggermente a destra o leggermente a sinistra l'avversario. Un'altra cosa di cui tener conto è l'altezza dell'avversario. Se io sono più basso, va benissimo, vuol dire che colpirò qualcuno, magari più alto di me, lo colpirò direttamente al mento, al naso, in zone molto sensibili. Ma se io sono più alto dell'avversario, se l'avversario durante magari la fase di lotta si accartoccia su se stesso, si chiude in guardia, ormai le macchine qui è andata di fatto, dicevo, se l'avversario è più basso è la direzione, capite bene, che è di questo tipo. Quindi io vado a colpire proprio sulla sua zona forte, perciò se c'è un avversario più basso devo magari utilizzare qualche espediente del tipo magari afferrarlo per i capelli per fargli fare questo movimento di alzare la testa e poi colpirlo dall'alto in basso in questo modo. Quindi prestiamo attenzione perché devo colpire con una zona forte una zona debole del mio avversario. Altra cosa, è importante avere un collo che regga il colpo, quindi bisogna fare molto potenziamento per il collo, perché capite bene che se io vado a tirare una testata e non ho magari la muscolatura adatta a subire un colpo così violento, ad incassare il colpo di ritorno, capite bene che rischio di farmi seriamente male. Ma un'altra cosa invece che viene trascurata è l'allenamento dell'addome. Eh sì, perché la parte del cuore, l'addome, la schiena, i lombari e così via sono indispensabili, perché quando noi andiamo a tirare una testata è da qui che parte, dall'addome. Con una contrazione repentina noi riusciamo a eseguire la tecnica in modo efficace. Qua noi teniamo l'addome duro e parto con la testata. È chiaro? L'ultimo accorgimento invece che potete adottare è quello di togliere anche le mani all'avversario. Quindi se l'avversario mette le mani, a posto di scontrarvi con magari un gomito, l'avambraccio, un pugno,
voi dovete cercare di togliere la guardia, magari se il vostro avversario è più basso di voi, con una mano togliete la guardia, con l'altra alzate la testa per quel discorso lì, bam, e tiriamo la nostra testata. Quindi mi raccomando ragazzi, questo è un colpo sicuramente da tirare in extremis, se è in gioco la vita, è un colpo che va bene tirarlo perché è davvero molto efficace, però dobbiamo tener conto anche dei vari rischi che ci sono e che ho detto in questo video. Quindi allenatevi con criterio, cercate di evitare per quanto possibile i colpi toro in questo caso e concentratevi sulla tecnica specifica. Se lavorate a coppie non prendetevi a capocciate, andate e fermatevi prima del colpo effettivo, ma allenatevi la strategia per arrivare a tirare una testata efficace. Quindi ragazzi, questo era tutto, spero che l'episodio vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto lasciate un mi piace, un commento, io vi leggo sempre e vi rispondo se è il caso, e condividete il video, aiutatemi a diffondere il mio canale. Ovviamente iscrivetevi, cliccate sulla campanella per non perdervi nessun contenuto. Noi ci vediamo alla prossima, praticate in sicurezza e vi saluto. Ciao!